Allora, io sono Matteo Suppo, sono di Piussasco e studio al Politecnico di Torino, ingegneria informatica. Nel frattempo sto anche facendo uno stage lavorativo in un'azienda, poi lavoro anche per conto mio facendo siti internet per privati, ho lavorato anche come giornalista, insomma mi arrangio in un po' di tutti i modi. Nell'ultimo anno, per poter lavorare bene, perché avevo qualche problema di soldi, ho dovuto trascurare molto lo studio, infatti ho passato pochissimi esami. Non mi piace neanche quello che studio perché rispetto a quello con cui ho lavorato e sto lavorando tuttora c'è un abisso di differenza. Al Politecnico studiamo cose di 5-6 anni fa. Ormai non servono più. Lavorare all'estero mi piacerebbe molto, anzi sto anche valutando una proposta di lavoro in Irlanda e un'altra negli Stati Uniti, però sono cose da valutare un po' con attenzione perché non è che puoi dire vado un mese e poi se non mi piace torno. Ci hanno cresciuto per 20-25 anni dicendoci che bisognava trovarsi il posto fisso, bisognava sistemarsi e tutto quanto, quando in realtà adesso non è praticamente più possibile, quindi c'è bisogno un attimo di prendere i giovani da parte e dirgli: ragazzo, guarda che tanto il posto di lavoro fisso te lo scordi, quindi è meglio che impari a fare un po' di tutto, impari a gestirti le cose, impari comunque a essere flessibile, ma non come vogliono loro, essere flessibile nel senso che riesci a fare capo alle difficoltà. Meglio, le potenzialità ci sono, mancano le competenze magari. Per cui sì, assolutamente bisogna scommettere sui giovani, ci mancherebbe. Però bisogna scommetterci non dicendo ok, affidiamoci ai giovani, tanto loro risolveranno tutto, ma bisogna dargli gli strumenti. Io alla famiglia non ci sto ancora pensando, sinceramente. Per il momento sto pensando semplicemente a trovare un lavoro, a imparare le cose che voglio imparare. Poi per la famiglia si vedrà, c'è tempo.